Salve a tutti amici di Professione LED, come abbiamo detto nell'ultimo video che ho postato, oggi parliamo di normalmente aperto, normalmente chiuso. Nel video precedente abbiamo usato questi termini rispetto al contatto pulito. Vi ricordate cos'è il contatto pulito? È un contatto in cui nei due poli noi non possiamo misurare nessuna corrente e nessuna tensione. Ma normalmente aperto e normalmente chiuso, benché lo abbiamo utilizzato in quel contesto, non è solo per quel contesto, ma è un argomento ben specifico che tutti abbiamo sotto mano tutti i giorni a casa. Dove troviamo un normalmente aperto o un normalmente chiuso? Ve lo faccio vedere immediatamente. Nel pulsante, questo apparecchio che tutti abbiamo in casa, che premiamo spesso nei corridoi o in altri ambienti per accendere e spegnere la luce, vedete, io lo premo e torno indietro, lo premo e torno indietro. Quando lui è a riposo, questo apparecchio è normalmente aperto. Cosa significa che questo apparecchio a riposo, quindi quando non è pigiato, ma in questa posizione qui è normalmente aperto? Significa che il circuito elettrico è così. Quindi se io ho qui la corrente che deve scorrere, non può scorrere perché? Perché questo apparecchio a riposo normalmente è sempre aperto. Cosa devo fare per far scorrere la corrente? Lo devo pigiare e pigiandolo il circuito si chiude e ci sarà un passaggio di corrente. Ovviamente il pulsante per fare questa faccenda qui di far passare la corrente io lo dovrei tenere sempre premuto, ma non è lo scopo del pulsante. Lo scopo del pulsante è quello di comandare un relè, comandare altri apparati al quale io do un impulso e questi poi faranno funzionare, chiuderanno il circuito per loro conto e faranno andare la corrente dove serve, nel circuito che serve per far funzionare gli apparati che ci servono. Però normalmente aperto vuol dire che a riposo, a meno che io non vada ad agire meccanicamente, il circuito è aperto, non c'è nessun passaggio. Questi pulsanti qui molto spesso sono utilizzati quando voi comprate, ad esempio, nel nostro sito, non so, i dimmer, i triac dimmer, dove utilizzando il pulsante cosa fate? Pigi una volta si accende, pigi una volta si spegne, tieni premuto e puoi aumentare o diminuire la luminosità. Quindi il pulsante normalmente aperto si presta a questo tipo di attività. Con l'occasione vi dico anche che non sono i pulsanti aperti tutti uguali, nel senso che il funzionamento è per tutti quanti lo stesso, però se questo ad esempio è Vimar, va solo nei frutti della Vimar, quello dell'ABTcino, dell'ABTcino, quello non so, della AVC, AVC. Quindi se a casa avete BTcino, Vimar, AVC, non potete. Se ho Vimar non ci posso mettere un pulsante della BTcino, se ho BTcino non ci posso mettere un pulsante della Vimar perché non ci entra. Ma il funzionamento è sempre lo stesso. Viene da sé che normalmente chiuso cosa vuol dire? Significa che il circuito è sempre chiuso, c'è sempre passaggio di corrente. Funziona fondamentalmente al contrario, significa che se io vado a pigiare, a questo punto il circuito si apre e io non avrò più passaggio di corrente. Però nella sua posizione normale di funzionamento il circuito è chiuso e c'è sempre passaggio di corrente. Questo tipo di pulsante normalmente chiuso si usa molto spesso in quelli di emergenza, dove io quindi vado a schiacciare. Avete visto quei funghi rossi che io schiaccio? E non so, il macchinario, quello che sia, immediatamente si ferma, quei funghi di emergenza. Ecco, quello è un pulsante, comunque un interruttore normalmente chiuso. Perché? Perché a riposo deve passare sempre corrente perché deve funzionare l'apparato. Nel momento dell'emergenza io cosa faccio? Schiaccio, schiacciando apro il circuito e immediatamente il macchinario si ferma perché non c'è più la corrente che può passare. Quindi diciamo che più normalmente chiuso va più in ambito industriale, diciamo così, permettetemi il termine, mentre invece normalmente aperto è molto più utilizzato per apparecchiature domestiche. Ricordiamoci il pulsante che tutti abbiamo a casa. Grazie
Io spero di avervi chiarito l'argomento, sembra un argomento molto semplice, però poi invece serve magari per capire quando dobbiamo comprare un dimmer o un altro apparato cosa ci serve. Se avete dei commenti da fare, sempre commenti costruttivi, sono ben felice di leggerli nei commenti di YouTube, lasciate un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo al prossimo video tecnico. Arrivederci.